Mister Francesco Modesto, al termine di Procaccia di Ponte di Pietro 2, mister, è proprio un periodo, no? Oggi sembrava fatta e invece negli ultimi minuti è arrivato purtroppo il gol del pareggio. È un peccato perché comunque i ragazzi, nonostante i primi 20 minuti dove eravamo tesi, eravamo un po' nervosi, quindi sulla prima pressione che ci hanno fatto loro, hanno rubato la palla. Ci hanno fatto gol, poi dopo c'è stata una grande reazione dei ragazzi e questa dopo tante, tante gare ho visto una squadra che aveva la voglia di riprenderla e di ribaltarla. Ci siamo riusciti, nonostante tutto abbiamo avuto pure delle occasioni nitide che non abbiamo sfruttato. Peccato perché poi è stata una beffa, subire il gol all'ultimo minuto. È un peccato perché questi ragazzi meritavano per tutto il percorso che abbiamo fatto, perché fino ad oggi è stato secondo me un grandissimo lavoro, i ragazzi hanno fatto veramente bene e quindi da quando si ritorna poi continuiamo il nostro lavoro, quello del sacrificio, quello della voglia di migliorarsi ogni giorno e quindi adesso ci stacchiamo un attimino e poi dopo dal 2 gennaio penseremo al da farsi. C'è grande rammarico oggi perché, come dice lei, giustamente c'è poco da rimproverarsi. Aveva chiesto un'azione dopo l'Eco e la squadra oggi ha messo in campo tutto quello che aveva, ha creato anche molte, molte occasioni e spiace appunto non aver portato a casa i risultati che. È un peccato perché era un premio proprio alla voglia della squadra di agguantare i 3 punti, no? Che mancano da tante partite. Però i ragazzi la prestazione oggi in questo modo non era facile riprendere, ribaltarla, poi purtroppo gli episodi non ci stanno girando a nostro favore, però si va avanti, si lavora, si va avanti. Con oggi si conclude il 2020, quindi la prima parte di campionato con la Procaccia, come valuta l'inizio di stagione dei suoi ragazzi complessivamente? Penso che chiunque deve essere orgoglioso di questa squadra, di questo gruppo di lavoro, perché comunque alla fine siamo stati sempre lì, sul pezzo, c'è tanto sacrificio, comunque è una società nuova, una squadra tutta nuova, tanti giovani messi in campo, però quello che oggi è un lavoro che coltiviamo da agosto, quindi si sono spremuti benissimo, però dobbiamo subito ripartire dopo quando torniamo. Adesso ci facciamo queste vacanze natalizie un po' ristrette, un po' atipiche, però ci sta. Intanto volevo augurare gli auguri a tutti i tifosi della Provercelli, da parte mia, da parte dello staff, da parte di tutta la squadra e della società, di passare un felice Natale se. Più grande, con la speranza che l'anno nuovo porti notizie più buone a livello sanitario, si possa finalmente avere il supporto che è mancato in questi mesi. No, questo è sicuramente, non vediamo l'ora di ritrovarci nella vita reale e normale. Speriamo che nel 2021 succeda tutto questo perché comunque noi abbiamo bisogno dei tifosi allo stadio, che ci seguono, che ci vengono a incitare perché questi ragazzi hanno bisogno.